quest'anno in fiera stiamo provando a fare qualcosa in più rispetto alle solite attività. Realizziamo un cantiere un po' in miniatura, ovviamente, per quello che può essere possibile in pochi giorni durante la fiera. È un cantiere però un po' particolare, perché oltre ad esserci quindi una serie di lavorazioni abbastanza tradizionali, il tutto è appoggiato ed è fatto in BIM, cioè è un cantiere in cui la tecnologia la fa da padrone finalmente. E in questo modo riusciamo ad unire anche la formazione che da anni facciamo sia sul settore, sul filone BIM, e anche però quello che è la nostra tradizione, il nostro punto di forza, cioè la formazione sulle lavorazioni tradizionali edili. Si ha un progetto in 3D dettagliato, parametrato, dove tutti i componenti che vengono messi in opera sono stati già progettati attentamente e sono definiti nei minimi particolari. In questo modo l'evoluzione del cantiere, quindi le varie fasi lavorative, le sequenze, sono assolutamente controllate da un sistema appunto informatico che man mano sovrappone persino le immagini di quello che facciamo durante le lavorazioni qua al progetto che è stato fatto. Che cos'è e come funziona la macchina che vediamo qui alle nostre spalle? Sì, voi immaginatevi che questo sul retro è un edificio e questo sul davanti è un ponteggio del futuro. E quindi noi immaginiamo di realizzare le peli degli edifici attraverso un processo di fabbricazione robotica in cui il robot fa un pick and place, come si suol dire, prende dei pannelli e li posiziona in facciata e può posizionare l'isolamento dell'edificio, può posizionare, come in questo caso, delle piastrelle, può posizionare dei pannelli di diversa misura, può verniciare, può fare diverse applicazioni ed è estremamente flessibile. Questo è appunto il vantaggio principale di avere un robot, che è una macchina pensata per lavorare in ambienti, diciamo, da cantiere, ma può essere anche una macchina che lavora off-site, quindi in fabbrica. Quindi si può immaginare di realizzare pezzi di edificio che poi vanno portati in cantiere e quindi diciamo un modo per automatizzare l'industria delle costruzioni. E questo dà delle possibilità espressive in più ai manufatti, perché essendo governato da un processo digitale tutti gli elementi della facciata possono essere differenziati. Qui vediamo una differenziazione per colore, ma se andiamo nello stand che abbiamo di fronte vediamo anche una differenziazione per forma. E i materiali possono essere diversi, può essere totalmente personalizzata, possiamo avere rivestimenti in legno, rivestimenti in ceramica, rivestimenti davvero per ogni gusto e ogni tipologia. Che riguarda questa macchina che fa dei tagli particolari, giusto? Sì, esatto. Vediamo qui un robot antropomorfo con montato in testa un archetto con un filo a caldo, e questo archetto taglia del polistirene e lo taglia in modo super veloce. In 6 minuti è possibile realizzare una geometria complessa di questo tipo, che viene successivamente termoformata con un foglio di plastica, e questo diventa uno stampo entro cui colare del cemento in questo caso. E si può vedere un pannello in cemento come che è stato realizzato. Questo è cemento, sembra quasi ceramica, utilizziamo dei cementi super performanti e appunto questo è il casting. Si inseriscono poi delle boccole per poterlo afferrare e appendere in facciata, e questa può essere la facciata di un edificio di nuova costruzione oppure un recladding di un edificio esistente.
un bilancio della pratica BIM negli ultimi anni? Il bilancio è difficile da stendere, perché l'aspettativa e la promessa del BIM era qualche anno fa ingente, ci si aspettava molto dal BIM. Probabilmente quella che è stata la promessa del BIM cominciamo a valutarla adesso. La vera rivoluzione inizia chiaramente da quello che probabilmente è un richiamo normativo. Quindi nel momento in cui con le nascenti norme UNI, con l'applicazione dei decreti attuativi, tra cui il decreto Baratono 560, in attuazione del nuovo codice degli appalti pubblici, stiamo cominciando adesso ad affacciarci a un mondo che necessariamente nei prossimi anni porterà una transizione. Potrei dire che il vero bilancio lo potremo stendere tra qualche mese. Gli obiettivi comunque rimangono quelli di lavorare in sicurezza, in precisione, ma con più semplicità. Sicurezza, precisione, semplicità, ma anche qualità. Quindi capacità di ottenere mediante dei sistemi di progettazione che hanno un altissimo contenuto di tecnologia innovativa dei vantaggi e delle conseguenze che siano una valorizzazione delle pratiche tradizionali, chiaramente mirate a un ottenimento di maggiore qualità. La riforma del codice degli appalti è necessaria in modo particolare perché purtroppo il codice appalti, che era nato con l'intento di aprire il mercato dei lavori pubblici alla micro, piccola e media impresa, in realtà vuoi per l'elevazione dell'importo medio di gara d'appalto e vuoi per una serie di difficoltà che questo codice ha introdotto, in realtà è escluso completamente quello che è il mondo della micro, piccola e media impresa dal mondo degli appalti pubblici. Se consideriamo che il settore è rappresentato per il 96% dalla nostra categoria di imprese, le piccole, micro e medie imprese, la media nazionale degli addetti nel settore è di 2,6 addetti ad impresa. Il 90% delle imprese ha meno di 10 addetti e il 60% delle imprese ha un solo addetti. Questo ci fa capire che il mercato è caratterizzato appunto dal mondo della micro, piccola e media impresa, che in realtà partecipa solo per un 5%, quindi molto marginalmente, a quello che è questo mercato che crea chiaramente opportunità e sviluppo. Inoltre la riforma necessaria secondo noi è quella di intanto rendere regole chiare e poco interpretabili in modo che siano uguali per tutti e soprattutto valorizzare, caratterizzare l'impresa del territorio che può dare chiaramente garanzia di qualità, di certezza nei tempi di esecuzioni e di garanzia e di sicurezza nello svolgimento dei lavori. E noi quello che diciamo sempre, favorire il settore vuol dire comunque contribuire anche allo sviluppo del paese. Il nostro impegno è quello di, non dico riformulare una legge, ma di poter trovare all'interno di questa legge una certa elasticità che permetta di poter dare spazio alle piccole imprese, che era poi in effetti il percorso che doveva essere fatto fino ad oggi. Qualche considerazione sul settore delle costruzioni? C'è ancora crisi? Stiamo uscendo? Ma sicuramente siamo ancora in crisi, che ha un po' salvato, alleviato un po' questa sofferenza negli ultimi anni, sono state le ristrutturazioni, gli ecobonus e il sisma bonus. Quanto abbiamo costruito negli ultimi anni? Abbiamo costruito troppo? Sicuramente sì. Allora, che cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo certamente ritornare in un patrimonio italiano che è costituito dal 70% di immobili che vanno ristrutturati, a cominciare a fare il risanamento. Ed è l'unico modo, perché costruire ancora non serve a nulla. Bisogna tornare indietro, e qui il consumo del suolo e quant'altro va visto in quest'ottica, dove bisogna tornare a riprendere tutto questo patrimonio datato e diciamo ristrutturarlo, risanarlo per farlo diventare patrimonio attuale.
L'edilizia sappiamo ancora essere uno dei settori ad alto rischio ed è per questo che noi facciamo questa attività di collaborazione con le regioni ed è un'attività che va ricondotta al Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, prorogato al 2019, che è un piano fatto dal sistema delle regioni con il Ministero della Salute, cui l'INAI aderisce per fornire attività di consulenza, di collaborazione nelle diverse articolazioni del piano, perché è un piano di prevenzione e quindi il nostro ruolo è mettere a disposizione tutte le nostre professionali tecniche che vanno dall'edilizia all'ingegneristica per costruire insieme strumenti di conoscenza, quindi accrescere la consapevolezza del rischio, fare anche insieme dei programmi formativi specifici, portare la cultura della sicurezza anche nelle scuole o negli istituti professionali dove ci saranno i lavoratori del domani. In Emilia-Romagna gli infortuni sono in calo. C'è una tendenza dal 2013 al 2017 un notevole calo degli infortuni denunciati. Vanno da un numero di 6.000 infortuni l'anno nel 2013 fino a 4.008 nel 2017. Questi sono quelli denunciati e il trend è conforme a quello nazionale. Diversa cosa è per le malattie professionali, perché noi quando parliamo di infortuni sul lavoro non dobbiamo dimenticare che parliamo anche delle malattie professionali. Le malattie professionali, mentre nel trend in Italia sono in aumento, in Emilia-Romagna sono in diminuzione. Questo insomma è un fatto molto positivo perché ci fa sperare che tutte le azioni che vengono messe in campo nella prevenzione possano avere un certo effetto. In generale la formazione fa il paio con l'informazione. Per cui sono importanti i concetti di diffusione del concetto di prevenzione, anche assimilazione di questo concetto da parte dei lavoratori. È importante instillare un comportamento sociale abbastanza solidale sotto questo punto di vista, cioè coloro che come noi istituzioni possono fornire formazione, informazione e assistenza devono assolutamente collaborare con le associazioni di categoria, con gli enti paritetici, con le organizzazioni sindacali affinché sia quanto più diffuso il concetto della prevenzione in infortunio. Qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. Tra i corsi organizzati dall'Istituto Professionale Edile di Bologna avrà avvio i materiali da costruzione e i controlli di accettazione in cantiere dopo le norme tecniche per le costruzioni 2018. Tre lezioni che si svolgeranno venerdì 16, lunedì 19 e venerdì 23 novembre. Vi segnaliamo inoltre da venerdì 30 novembre il corso di consolidamento della lingua inglese General English con attività di scrittura, ascolto, lettura e dialogo a cura di docenti madrelingua. Per saperne di più su seminari e corsi di aggiornamento e formazione si può consultare il sito www.edili.com. Potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna attraverso i social e rivedere le puntate della trasmissione sul canale YouTube Edilizia Sicura.